un teatro non così lontano vive un supereroe che voi ancora non conoscete. Un nuovo Avengers? Forse. Chi può saperlo? I suoi colori, quelli del suo costume, sono di super impatto e si chiamano colori primari. Sono il rosso, il verde, il giallo e il blu. È un personaggio davvero bizzarro perché, a differenza degli altri supereroi, non si arrampica sulle pareti grazie alle ragnatele, non ha muscoli potenti o il corpo di acciaio, ma la sua forza è nello sguardo. Per esercitare la sua abilità straordinaria, ha sempre con sé, e non se ne separa mai, un terzo occhio a forma di scatoletta forata che si chiama fotocamera. Con la sua fotocamera lui vede qualcosa di speciale. Anzi, visto che sa vedere qualcosa di speciale, è attraverso fotocamera che riesce a mostrarlo a tutti gli altri. Di lui sappiamo che vive in un teatro che si trova nel regno di fotografia. È un posto magico in cui ogni giorno si viaggia e in cui la luce non manca mai. Per entrare in questo regno c'è solo una regola che fa da passaporto: aprire gli occhi e fare attenzione. Beh, si sa che fare attenzione a volte è noioso. Non sempre è divertente fare attenzione quando si è a scuola oppure quando qualcuno vuole insegnarci per forza qualcosa. E badate bene che qui fare attenzione non significa guardarsi dai pericoli. No, no, perché nel mondo di fotografia l'unico pericolo è quello di farsi scappare qualcosa di speciale che accade davanti a noi. C'è da dire che il nostro supereroe è anche un tipo davvero generoso perché permette a chiunque di diventare come lui. Come? È semplicissimo, imparando a guardare. Il supereroe che vive a fotografia ha imparato ad orientare benissimo la sua terza pupilla, che si chiama mirino. Se non riuscite a immaginarla, provate a pensare ad un quadratino che permette a chi lo fissa di inquadrare un'immagine e farla rimanere per sempre, grazie a un minuscolo pulsantino sonoro che fa clic. Con il trascorrere dei giorni e del tempo nel mondo di fotografia, il nostro supereroe gira, si lascia sorprendere, si allena molto e poi scatta, scatta e scatta, diventando un vero esperto. Così facendo, riesce ad acquisire un altro preziosissimo potere, quello dell'invisibilità. Grazie a questo riesce a catturare immagini uniche, proprio perché gli altri non si accorgono di lui. Del nostro supereroe si narra che sia anche molto, molto simpatico. A lui infatti piacciono tantissimo le persone. Ama incontrarle, osservarle, illuminarle, spostarle di posizione a seconda del fascio di luce per scoprirne la bellezza. Però c'è un problema. Non ha ancora un nome. Potreste darglielo voi, oppure potreste essere proprio voi a diventare lui, prendendo una fotocamera in mano e provando ad osservare il mondo attorno a voi esattamente come fa lui. E a questo punto il suo nome diventa il vostro. Beh, ora che sapete dell'esistenza del mondo di fotografia, trasferitevi lì ogni volta che volete, viaggiando con i vostri occhi ben aperti. Su, inizia l'avventura! Vi è piaciuta la storia? Bene, allora siete pronti ad entrare nel mondo di fotografia. Come prima cosa devo preparare il vostro passaporto. Sì, avete capito bene, ho parlato proprio di passaporto. Sì, perché per entrare in un mondo così speciale abbiamo bisogno di aprire piano piano il sipario e cercare di avere un'immagine che ci può rappresentare, un'immagine che ci identifichi, una sorta di cartellino di identificazione. Beh, allora adesso ve lo preparo. Quello che dovete fare voi è semplicissimo: tenere gli occhi aperti, ma proprio ben aperti, apertissimi. Siete pronti? Ok, vado, eh? Perfetto. Vediamo com'è venuto. Allora, questo è il simbolo del nostro supereroe ed è anche la vostra immagine di identificazione. Quindi potete o disegnarla, disegnare un occhio,
Oppure andare sul sito filamentiurbani.it, scaricarla, stamparla e attaccarla sulla vostra maglietta. Così siete pronti per girare ed esplorare all'interno del nostro mondo. Beh, e una volta lì che cosa facciamo? Beh, diciamo che adesso dobbiamo passare tantissimo tempo in casa e non possiamo andare in giro il sabato o la domenica con i nostri amici a vedere città o a fare delle gite o delle escursioni, e quindi la nostra casa potrebbe diventare il nostro ambiente magico. Sarà sufficiente imparare a guardarla con degli occhi diversi, e la fotografia in questo ci può aiutare, sì, perché attraverso il nostro mirino possiamo rendere speciali degli oggetti assolutamente comuni. Possiamo giocare e divertirci e vedrete che il tempo passa e voi non ve ne accorgerete nemmeno. Potete farlo con una fotocamera come la mia oppure anche con la fotocamera del vostro cellulare. Va benissimo. Diciamo che non è il tipo di fotocamera che rende speciale una fotografia o un'immagine, ma è la voglia con cui noi ci approcciamo a questo strumento che sembra assolutamente difficile, ma se imparate ad usarlo è la cosa più semplice del mondo e praticamente ci permette di rendere immagine qualcosa che noi vediamo, e quindi non c'è niente di complicato in tutto questo. Ma sicuramente dovete avere tantissima curiosità. Beh, la prima cosa che vi suggerisco di fare è iniziare ad andare in giro per il vostro ambiente, per la vostra casa, per il vostro giardino, perché no, anche nella vostra soffitta. E nel momento in cui qualcosa vi colpisce, vedrete che vi fermate. Quello è il momento buono per fotografare. Questa cosa non la dico io, ma la dice un fotografo famosissimo che ha un nome abbastanza difficile. Si chiama Joel Meyerowitz e lui ha scritto questo libro che io consiglio assolutamente a tutti i genitori perché è fatto benissimo. Joel Meyerowitz dice che quando qualcosa ci fa fermare, allora quello è il momento giusto per fotografare. Eh sì, perché evidentemente quella cosa ha colpito la nostra attenzione. Quella cosa è qualcosa che possiamo rendere speciale attraverso la nostra fotocamera. Come farlo? Beh, innanzitutto iniziamo a scattare. Cercate in casa vostra o nell'ambiente che preferite uno, due o tre oggetti, qualcosa che vi piace, e iniziate a fotografarlo. Scattate, scattate, scattate. E ogni volta che fate uno scatto cercate di cambiare posizione. In questo modo cambierà la nostra prospettiva e a seconda della prospettiva vedrete che cambierà anche l'immagine stessa dell'oggetto che avete scelto. Vi faccio un esempio. Prendiamo questo omino. È un omino Lego del mio bimbo. Possiamo fotografarlo in tanti modi. Possiamo fotografarlo in maniera frontale. Poveretto, gli si è girata anche la testa, ok. Questa, diciamo, è la modalità più semplice e che ci permette anche di avere un certo equilibrio nella proporzione con l'oggetto, ok? E questa è una cosa facilissima. Ma potete anche decidere di fotografarlo dal basso e in questo modo il nostro omino potrebbe sembrare un gigante, ok? Mettete la fotocamera bassa e cercate l'inclinazione che vi aiuterà a vedere l'omino come qualcosa di grandissimo. Quindi chiaramente tenetelo il più vicino possibile al vostro obiettivo. Oppure lo fotografiamo dall'alto. E a questo punto il nostro omino diventerà piccolo, 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 piccolo. Più allontanate la fotocamera e più il nostro amico diventerà piccolissimo. Provate! Quando avete fatto, se volete, potete inviare le vostre fotografie all'indirizzo email filamentiurbani@gmail.com e a quel punto io le riuscirò a vedere e vedrò soprattutto quello che i vostri occhi hanno voluto comunicare. Avete provato? Perfetto! La seconda attività che vi suggerisco è provare di trasformare la vostra casa in un vero e proprio set fotografico. Non è una cosa impossibile, è assolutamente facile. Allora, per prima cosa vi dovete trasformare in veri e propri fotografi, ok? Quindi macchina fotografica in mano o cellulare in mano e dovete andare in giro per casa vostra e cercare l'angolo di casa che ha una luce più bella, ha la luce migliore.
A volte capita che in casa nostra filtri la luce in alcune ore del giorno e renda anche semplicemente un muro una specie di dipinto fatto di ombre e di luci. Beh, quello sarebbe perfetto. Se non avete una casa con questo gioco di luci, potete guardare semplicemente l'angoletto che vi piace di più, perché magari ha il colore della parete più vivo, quindi magari avete una parete rossa. Oppure l'angolo in cui semplicemente la luce rende quella parte di casa particolarmente interessante. Quando avete trovato il posto, ecco che dovete cercare il vostro modello o la vostra modella. Beh, i vostri genitori sarebbero perfetti. Addirittura potreste vestirli in maniera particolare oppure truccarli. Beh, potete usare anche un oggetto se vi interessa. O ancora i vostri fratelli o le vostre sorelle. Scegliete voi chi fotografare. Quando l'avete fatto, è ora di iniziare a fare tantissimi scatti. Anche in questo caso, cercate di cambiare posizione. Dovete studiare l'angolazione, la prospettiva con cui il viso dei vostri genitori o della persona che avete scelto come modello rende maggiormente all'interno della fotografia. Per farlo non c'è una regola particolare, dovete semplicemente fare tantissime prove. Fotografare la persona in tantissimi modi con angolazioni diverse, finché trovate sicuramente la posizione e il tipo di inclinazione della macchina fotografica che renderà quella persona perfetta rispetto a quello che è il vostro obiettivo come fotografi. Eh sì, perché voi sicuramente volete trasformarli in qualcosa o in qualcuno, magari proprio in supereroi, esattamente come voi, perché quando voi avete la macchina fotografica in mano, ricordatevi che siete dei supereroi con un terzo occhio potentissimo. Beh, c'è anche un trucchetto, qualcosa che vi può aiutare a rendere quello scatto ancora più bello e ancora più magico. Si chiama pannello riflettente. Sicuramente avete visto i fotografi, soprattutto i fotografi di moda, che quando creano i loro set fotografici si fanno aiutare magari da un assistente nel tenere un pannellino. È qualcosa di solito di rotondo e di bianco che riflette la luce. Beh, noi sicuramente non possiamo oggi andare nei negozi e cercare questo tipo di oggetto, ma possiamo crearlo in casa. Sì, è semplicissimo. Un amico che vive nel mondo di fotografia mi ha suggerito di farlo con un vassoio di pasticcini. Magari adesso sotto Pasqua abbiamo avuto modo di mangiare qualche dolcetto e ci hanno portato un vassoio di pasticcini. Se voi guardate il vassoio, spesso ha una patina dorata o argentata, quella è perfetta, in quel caso il vostro pannello è pronto, potete utilizzare questo. Ma se non abbiamo mangiato i pasticcini e se non abbiamo in casa quel vassoio, allora lo creiamo. Basta che voi cerchiate in casa, chiedete alla mamma o al papà, un rotolo di alluminio e abbiniamoci un cartoncino. La forma la decidete voi, cercate di farlo abbastanza grande, ok? Se riuscite, il mio è piccolino perché deve rimanere dentro alla fotocamera del cellulare, ma se riuscite provate a farlo un pochino più grande che vi aiuta meglio. Quando l'avete è sufficiente prendere un po' di carta d'alluminio. La mia l'hanno chiusa malissimo, anzi l'ho chiusa malissimo. Ecco qua. E andiamo a ricoprire semplicemente il nostro pannellino. È molto facile, eh? Ok. Eccolo qua. Vedete subito come l'effetto sul mio viso può cambiare. Non so se si vede, però rende alcune parti del mio viso molto più luminose. Vedete come la luce va a modificare la forma stessa del mio viso. Non è che io cambio, io sono sempre la stessa, ma la luce sicuramente dà un'atmosfera molto diversa
alla fotografia stessa o all'immagine che ho. Quello che fa questo pannellino di magico è proprio far rimbalzare la luce e avvicinarla ancora di più al viso della persona. Quindi mi raccomando, giocateci e divertitevi. Guardate ad esempio, se metto il pannellino nella parte sotto sembra uno zombie o una specie di fantasma, mentre invece se lo metto lateralmente ecco che il mio sguardo magari potrebbe essere maggiormente illuminato. Beh, io dalla fotocamera del cellulare faccio un pochino fatica in questo momento a vedermi, ma voi sicuramente sarete bravissimi, quindi iniziate a scattare, a divertirvi e ad esplorare la vostra casa e il vostro mondo, che da oggi potrete iniziare a vedere in maniera completamente diversa, tenendo aperti occhi e mente. Ma soprattutto ricordatevi e non dimenticatevi mai di divertirvi, perché questo è uno degli obiettivi della fotografia.